Sindaco Pagoto, buongiorno. Proviamo a fare, come dire, un aggiornamento su questa emergenza coronavirus. Come va a Favignana? Ma intanto nelle isole non c'è nessun caso positivo, sono stati fatti tanti tamponi anche a tutti i detenuti, a tutto il personale dell'istituto penitenziario, che era un presidio, è un presidio importante, quindi oltre altri tamponi, ad altri soggetti che erano venuti a contatto appunto, con alcune persone positive, però ad oggi è tutto sotto controllo, non c'è nessun caso, abbiamo tante persone in quarantena perché sono venute da fuori, ma insomma, la situazione da un punto di vista sanitario è abbastanza sotto controllo. Come vivono le diverse cittadinanze di queste isole questa situazione? Accettano le prescrizioni con serenità o c'è qualche momento di fastidio magari? No, io in questo caso chi sta facendo la quarantena, chi è rimasto sulle isole, residenti, forse vivono una quarantena, tra virgolette, un periodo diverso, perché comunque c'è la possibilità comunque di guardare il mare, di stare, magari di avere un po' di giardino, quindi bene o male le regole sono state rispettate da tutti, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta davvero nessuno si è avvicinato al mare, alle scogliere, quindi è stato dato un esempio importante in tutte le isole. Io sono anche in collegamento con la piccola isola di Formica, dove c'è una comunità di recupero. Anche lì, la situazione c'è grande responsabilità, quindi è stato compreso fino in fondo, il problema che stiamo vivendo. Chi può si fa consegnare la spesa a domicilio, insomma, e tanti altri piccoli accorgimenti che abbiamo messo in campo per evitare qualunque tipo di rischio. Ovviamente si tratta di territori, se così lo vogliamo definire, che vivono ovviamente di turismo, di afflusso di masse turistiche e così via. Ecco, come guardate in questo momento alla cosiddetta fase 2? Ecco, lì è un grandissimo problema. Già oggi ci interroghiamo su chi può viaggiare per cercare di fare un po' di manutenzione alle strutture, quindi giardinaggio, impianti elettrici, impianti idrici, perché per noi il nostro problema è il trasporto, quindi con i mezzi veloci da arrivare da Trapani e da Marsala verso le isole. Ci poniamo il problema perché da un lato è chiaro, noi abbiamo blindato le isole, quindi questo ci ha consentito di non evitare, appunto, di non avere contagi. Dall'altro però non possiamo continuare così perché è chiaro che dobbiamo in qualche modo ripartire, sarà una ripartenza lenta, sarà un anno devastante per l'economia turistica del nostro territorio, però comunque dobbiamo in qualche modo dare non solo una speranza, ma dare qualche segno di vita, di attività, così come stanno facendo altri territori italiani. Dobbiamo cercare, io per esempio pensavo oggi stesso, di fare un provvedimento per obbligare tutti quantomeno a camminare con la mascherina, per esempio, qualora queste fossero disponibili per tutta la Ecco, popolazione. ma Insomma, lì da voi si trovano le mascherine? assolutamente no. Il comune le ha ricevute, le abbiamo distribuite intanto a tutta la popolazione oltre che supera i 65 anni e chi ha una patologia. Quindi le abbiamo distribuite noi, grazie alle donazioni, grazie a quello che ha fatto il comune. In questo momento ancora non se ne trovano come penso un po' ovunque, però speriamo che tra quello che trova il comune, da quello che potranno trovare le farmacie e tra quello che speriamo di ricevere dalla protezione civile o da altri soggetti possiamo realmente arrivare a tutti e quantomeno a una ogni famiglia, perché così abbiamo detto che quelli che escono devono avere la mascherina e soprattutto chi viaggia assolutamente deve avere mascherina e guanti. Siamo alle porte della stagione estiva, soprattutto della stagione balneare. Ecco, lei come la vede? Allora, io è chiaro che la vedo molto negativa, c'è stata una cancellazione quasi totale delle prenotazioni. In uno scenario drammatico come questo, il dato positivo che vedo io quale potrebbe essere è che se si può iniziare a fare turismo nelle località minori e soprattutto nelle isole dove si può andare, tra virgolette, godere del paesaggio e godere del mare mantenendo una grande distanza l'uno dall'altro. Noi non siamo la Riviera Romagnola o altri luoghi dove c'è un grande affollamento nelle spiagge o nelle zone o nei locali. Noi nelle isole, ma anche in altre zone del territorio della provincia di Trapani, secondo me abbiamo la possibilità di offrire, seppur in questo momento, ripeto, drammatico, un nuovo tipo di turismo, che è per quello che poi abbiamo sempre cercato di proporre noi, cioè un turismo sostenibile. Per sostenibilità spesso si intendeva, il legame con l'ambiente, ecco appunto questa grande estensione, questi grandi spazi.
grande possibilità di fruire liberamente della costa e del mare, offerta turistica calibrata e mirata a dare tranquillità alle persone che ci vogliono venire a trovare. Quindi è chiaro che cambierà anche il mondo, soprattutto con la prossima estate, l'offerta turistica, però nel nostro caso abbiamo come base, e non è secondario questo ragionamento, abbiamo il nostro territorio che si presta, ecco, ad una vacanza di relax e non una vacanza di massa, ecco. Diciamo che un panorama, quello vostro, che sicuramente è tra i più pregiati, più apprezzati e migliore di tantissimi altri posti. Allora, Sindaco Pacoto, in chiusura, cosa possiamo dire ai suoi concittadini e a quanti ci seguono sulla nostra emittente? Ma intanto grazie, intanto di mantenere una grande responsabilità. Dobbiamo arrivare, secondo me, almeno fino a metà maggio con questo livello di attenzione. Cercare di avere fiducia e cercare di prepararsi a nuove forme di accoglienza nel nostro caso, perché questo è il tema principale. Noi siamo un luogo che è conosciuto per l'accoglienza delle nostre isole, che dobbiamo prepararci a un nuovo tipo di turismo, tra virgolette. Quindi la popolazione, dobbiamo dire, tanto di avere grande sicuramente fiducia e coraggio, coraggio e responsabilità. Questo in questo momento credo sia la parte, la cosa più importante. Assolutamente sì.